Signore e signori, state per varcare la soglia della nostra prima video recensione su YouTube. E ovviamente anche del multiverso, per cui saremo un po' emozionati per entrambe le cose. Ma prima di addentrarci nella recensione di Doctor Strange nel multiverso della follia, ci teniamo a fare una precisazione importante. Cercate di approcciarvi a questo cinecomic senza farvi rovinare la festa da teorie, aspettative e rumor. Varcate la soglia del film con la mente, il cuore e la pancia liberi. Vi ricordate quella storia della gente che attendeva con ansia spasmodica Tobey Maguire e Andrew Garfield in No Way Home? Ecco, quella roba lì, ci siamo capiti. Abbandonatevi all'estero di Sam Raimi e godetevi lo spettacolo, perché di carne sul fuoco ce n'è tantissima. Perché questo secondo Doctor Strange è davvero folle come promette sin dal titolo. Apriamo il portale, magari iscrivetevi al canale se vi va, e partiamo. Partiamo dalla trama, tranquilli, rigorosamente senza spoiler. Doctor Strange nel multiverso della follia inizia qualche mese dopo gli eventi di No Way Home, con Stephen Strange che cerca di tornare alla routine quotidiana. Per distrarsi accetta persino di presenziare al matrimonio della sua ex, Christine. Ma la calma è provvisoria, perché durante le nozze ha la conoscenza di altre versioni di Strange, alcune delle quali uccise sul campo. E rimane l'incognita di Wanda, provata dai fatti visti in WandaVision, e mentalmente instabile da quando ha scoperto di essere più potente del previsto. Il film ha avuto una lavorazione travagliata e non solo a causa della pandemia. Inizialmente era previsto che alla regia ci fosse nuovamente Scott Derrickson, autore del primo capitolo. Derrickson però ha lasciato la regia dopo le cosiddette divergenze creative e al suo posto è stato reclutato Sam Raimi, un cineasta che mancava all'appello sul grande schermo da 9 lunghissimi anni e che precedentemente ha rivoluzionato il genere supereroistico con il suo Spider-Man, che ancora oggi, dopo 20 anni esatti, fa ancora scuola. Solo che lì ha creato un piccolo universo da zero, mentre qui deve rientrare nelle logiche produttive dei Marvel Studios, facendo sì che il tutto funzioni nel contesto del franchise più ampio, e non solo come avventura a sé. Un compito assicurato soprattutto dalla scelta di Michael Waldron come sceneggiatore, curatore della prima stagione di Loki, dove avviene l'apertura del multiverso. Ma state tranquilli, non c'è bisogno di aver visto quegli episodi per capire cosa stia accadendo. Esauriti gli obblighi editoriali, incluso il solito mid-credits che allude ai eventi futuri, rimane un'avventura che fin dalla prima sequenza trasuda l'energia di Raimi da tutti i pori. Il regista si diverte e si vede. Si diverte a stravolgere aspettative, come nella scena dopo i titoli di coda, forse la migliore in tutta la storia del Marvel Cinematic Universe, e iniettare nel franchise la sua prima dose di horror, ovviamente senza esagerare considerando il target giovane del film. Tra zombie e oggetti di scena che possono richiamare il passato del regista, è un uso beffardo e filologico di uno dei... Questo viaggio psichedelico che espande il linguaggio visivo introdotto a suo tempo da Derrickson, la costante è lui, Stephen Strange, l'eroe riluttante non ancora del tutto abituato a un mondo, anzi più mondi, molto più grande di lui. Una figura arrogante a cui Benedict Cumberbatch ha sempre dato la giusta vulnerabilità, mostrandoci sfumature che in questo film può esibire con diverse varianti, applicando in live action quanto già fatto con la sola voce in alcuni episodi di What If. Proprio dalla serie animata proviene la rielaborazione del nucleo emotivo legato al multiverso. Siamo felici. E se non in questo mondo, cosa ci impedisce di esserlo in un altro? Se lo chiede in modo diverso anche Scarlet Witch, figura fondamentale e centrale nel film, ancora alle prese con i suoi vuoti d'amore come in WandaVision. Ovviamente non mancano i momenti in cui chi crede di poter violare le leggi della natura impara a pagarne il prezzo. Uno di questi regala una sequenza esaltante che fa avverare e poi sovverte i sogni dei fan, con al centro di tutto sempre Strange. Uguale in tutti gli universi, ma a suo modo unico, come il franchise di cui fa parte. E voi cosa ne pensate? Andrete a vedere Doctor Strange nel multiverso della follia? Siete d'accordo con la nostra recensione? Fateci sapere la vostra nei commenti. Noi ci risentiamo presto, sempre qui, nel multiverso di Scrivulo.